Buongiorno a tutti e benvenuti alla 17ª edizione di Ritratti di Poesia, la manifestazione promossa da Fondazione Roma, che ho il piacere di ringraziare per il continuativo sostegno. E avremo tanti incontri, tanti appuntamenti, poetiche, tematiche, temi vari, poi ne parleremo. Ora solo un piccolo contributo nostro, un messaggio contro tutte le guerre, un messaggio di pace. Allora iniziamo con il nostro primo appuntamento. Caro poeta, come al solito, ormai è un appuntamento consueto, è l'incontro che noi facciamo, la collaborazione con i Licei Romani. Quest'anno mi piace ringraziare le insegnanti Vittoria Antonucci, Marinella Chieppa e Emanuela Politelli del Liceo Machiavelli, Giovan Battista Elia del Liceo Cavour, Alice Finocchiaro, Carla Foddai e Patrizia Misuri del Liceo De Sanctis. Iniziamo con il Liceo Machiavelli e chiamo a salire sul palco Nicola Bultrini, che è il poeta che si è occupato degli incontri con i ragazzi. Grazie. Buongiorno. Allora, io sono stato contento di tornare a scuola, in particolare al Liceo Machiavelli, dove quest'anno ho incontrato le classi seconda B e quarta I, grazie alle professoresse Vittoria Antonucci e Emanuela Politelli. Allora, intanto chiederei ai ragazzi di avvicinarsi. Venite, a cominciare. Veloci. Vai. Veloci. Qua, fermi qua. Qua, davanti a loro, ok. Vai vicino alla chitarra. No, dovete stare. Ok. Qua. Qua. Mettetevi qua. Qua. Qua, venite qua. Venite più avanti. Venite più avanti, tutti più avanti. Qua. Allora. Venite qua. Sono timidi. Venite qua. Allora, è sempre stimolante portare la poesia ai ragazzi, anche quando magari ne masticano poca, però i ragazzi, i giovani sono aperti al mondo, sono curiosi e hanno molti meno pregiudizi di quanto pensiamo, anzi i pregiudizi ce li abbiamo noi adulti e quindi si lasciano coinvolgere. Allora, quest'anno abbiamo chiacchierato un po' di quali sono, ridotti all'osso, i materiali della poesia, di che cosa è fatta. E quindi, semplificando, abbiamo detto che la poesia è canto e quindi è musica. E quindi, prima di tutto, è ritmo. Quel ritmo che viene prima della parola, addirittura, è consustanziale. Allora, abbiamo letto dei testi di poeti presi dalla nostra tradizione, a partire dal Cantico delle Creature, forse la nostra prima poesia di San Francesco, poi la Divina Commedia, e poi Leopardi, poi Pascoli, fino a Edoardo Sanguinetti. E in versi ovviamente molto diversi, però in tutti c'è un ritmo, c'è quella cosa lì, che chiaramente oggi non lo otteniamo più con un'applicazione rigorosa della metrica, no? Però può essere una pulsazione emozionale, una successione di immagini, oppure proprio il lavorio del linguaggio. Allora ho chiesto a questi ragazzi di scrivere ognuno un verso, un solo verso, attingendo all'immaginario della loro vita, in cui però ci fosse un ritmo. Poi abbiamo composto tutti questi versi, mettendoci dentro anche i versi di quei poeti che avevamo letto, e è venuta fuori una specie di ballata che in un certo senso canta la giornata di un ragazzo della loro età. E adesso ve la faranno ascoltare, quindi abbiamo il canto, abbiamo il ritmo e poi abbiamo pensato di aggiungere, però mettetevi più avanti, mettetevi più avanti, una nota più proprio chiaramente musicale. E allora che tipo di musica, che tipo di ritmo musicale? Per raccontare la giornata di un ragazzo della vostra età, quanti anni avete? 16, 15, eccetera, abbiamo pensato
abbiamo preso in prestito il ritmo di una samba. La mattina mi sveglio, prendo coraggio. Sole alto e ansia dentro al petto. Colpisco l'immagine allo specchio. Mille pensieri differenti che mi divorano. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Ogni attimo, ogni pensiero è un viaggio. Il sole splende, il vento va leggero. Cerco orizzonti su strade incerte. Che la diritta via era smarrita. Aspiro a vette di successo e stelle. Stazione piena ma il treno non c'è. Scrivo sul cellulare per chattare. Guardo il cielo e mi incanta all'istante. Scesa dal treno mi avvio a scuola. Mi ritrovai per una selva oscura. E si studia, si lavora, si corre. È bello sapere che tu stia bene. Nella vita serve sempre qualcuno. Con gli amici il cuore ride. Se sto con il mio cane, tutto passa. Gesto d'amore che riscalda il cuore. Tutto insieme a te è migliore. Venerdì mi taglio i capelli, ma alterno e rivivo gioie e dolori. Un gioco oscuro non è scurato per oscurare l'oscurità. Un gioco ondoso non è sondato per ondosare l'ondosità. Questa felicità mi stringe, respiro, l'attraverso e mai la stringo. E quando entro in campo la vita ha un suono differente. Danza è cuore di sudore, lo sport è il canto dell'anima in movimento. Laudato sì, mi signore, verso la luna e le stelle. Ogni giorno un nuovo capitolo di colori, sorprese e sfide. Andando avanti non ti voltare, sai che domani non lo sai. Il timore di sbagliare, la vita è rinascere, ritornare. Sotto le maschere i nostri pensieri danzano leggeri. In cellule formate, clarite, preziose e belle. Il movimento quando una goccia d'acqua cade. Chiudo gli occhi e resto ad ascoltare. La musica che spesso mi parla. Nel giardino, nel tempo, non crescono sogni d'argento. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio. Nel buio i pensieri sono forti. Nel cuore dell'ombra danza la luce eterna. Profondo in un mare di pensieri. Detto la vita col battito del cuore. E mi dicono dormi, mi cantano dormi, sussurrano dormi, bisbigliano dormi. Sogni si intrecciano, speranze si accendono. Al primo bagliore il viso si sveglia. Mi sono addormentata e tanto riposata. È il naufragarmi è dolce in questo mare. Nella mia vita incerta, tra risate e pianto, navigare un'arte in questo vasto canto. Grazie. Allora, grazie a Francesco con la chitarra. Allora, noi lasciamo il palco a Maria Grazia Calandrone. Via. Bravi, 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 dai. Bravi, bene. Grazie, Nico. Allora, grazie. E ora è la volta del Liceo Cavour, accompagnati da Maria Grazia Calandrone, che invito a salire. Ciao, bella. Buongiorno. Allora, noi non è la prima volta che lavoro con questi ragazzi e sono contenta.
Abbiamo lavorato quest'anno in due momenti separati, nel senso che ho portato dei testi, loro avevano già lavorato su Tasso e Calvino, cioè partendo proprio dal lirismo di Tasso per arrivare allo scientismo di Calvino, due considerazioni opposte del fare letteratura. E allo stesso modo mi sono intromessa con dei testi di autori invece contemporanei. Antonella Nedda, che cuoce un pesce, una gallinella, un testo tratto da storie, e la cottura di questo pesce poi diventerà fonte per lei di una riflessione sul diritto che abbiamo noi di cuocere dei pesci, degli altri animali. E un testo di Bianca Maria Frabotta, che approfitto qui per ricordare, che comincia con Una buia alba di vento, ed è un testo completamente opposto a quello di Anedda, perché è un testo semionirico, quindi la poesia concreta delle cose, la poesia invece semionirica e visionaria, ma nello stesso tempo che si svolge in una quotidianità, no? In un risveglio dentro un letto, in una buia alba di vento. E poi l'incipit del libro bellissimo di Ocean Wong, che è poeta e narratore, Brevemente risplendiamo sulla terra, che parla della immagine di sua madre, immigrati vietnamiti, riflessa negli occhi di un cervo esposto come trofeo in un locale pubblico in America. Quindi tre modi diversi di affrontare la letteratura. Fatto questo, ho chiesto ai ragazzi di scrivere un testo sul volto della loro madre, quindi su una delle cose più note e più prossime, teoricamente. Mi hanno restituito dei testi estremamente letterari. Ancora una volta l'immaginario del materno appoggiato appunto all'elargizione, a tutto quello che i figli desiderano dalle madri. Ho chiesto loro di rifare, anzi il professore Elia ha chiesto loro di rifare i testi, e finalmente sono comparse le loro madri vere, no? Sono comparse delle donne che rientrano a casa con le buste della spesa o stanche della giornata di lavoro, o che dipingono con la faccia sporca pittata di colore, le varie situazioni che adesso sentirete, perché una parte della classe, perché non tutti leggeranno, leggeranno in una composizione per cui nessuno legge, nessuno veda nessuno, si intitola il libro di Bianca Maria che abbiamo citato, nessuno legge il proprio testo, leggono tutti quanti un testo composto insieme, composto da frammenti scritti da ciascuno di loro. Cominciamo, per favore ragazzi, venite, i lettori coraggiosi. Che ci parlano di queste madri reali, finalmente, perché la mia ossessione è che la poesia non sia letteratura, non sia un'evasione dalla realtà, ma sia proprio, no, le cose quotidiane, le cose concrete. Cominciamo. Il volto di mia madre è un volto segnato dal tempo, squadrato, bellissimo. Due occhi ghiacciati, con la pupilla più sottile di uno spillo, ma espressivi. Le labbra rosee sottili, tracciate da pieghe che solcano i suoi ampi sorrisi. Gli zigomi sporgenti gettano ombre sul volto magro, delicato e al tempo stesso austero. L'asciugamano bagnato, abbandonato sul bordo del lavandino, è scomposto, insopportabile, una macchia rossa nel bianco asettico del bagno. Si scorge sulla tempia, in trasparenza, una sottile vena che pulsa con il contrarsi del massetere. Tutto tace. La sua figura magra, illuminata, si staglia rigida, gettando una lunga ombra. Sta indossando la collana con la stellina dorata, che ti è stata regalata quando mi hai visto la prima volta. È un momento importante. Stretta attorno al collo, ti illumina il viso tondeggiante, per te sempre stato troppo grande. I polpastrelli si muovono sulla fronte, ti aggiusti i capelli, castani, che ti invidio tuttora, ma ricadono nuovamente privandoti della vista. Concentrata, corrughi la fronte, e le sopracciglia folte e poco ricurve seguono i movimenti. Avvicino le mie labbra alla tua guancia, percepisco il profumo di vaniglia che ti contraddistingue. Le guance tonde racchiudono un naso piccolo con due fossette incise. Guardi il tuo volto, faticosamente abbronzato. Ti spunta un sorriso contagioso, ampio e lucente, ti rilassi.
e le due labbra sottili riappaiono accompagnate da alcuni solchi. Le guardo, osservo le mie, così identiche, l'unica cosa che ho preso da te. Fermo sul davanzale sta il suo unico, ormai, orecchino di filigrana iberica. Trema il riflesso e un raggio di sole si fa strada tra le nuvole per illuminare il suo lobo, vuoto, e accarezzare l'occhio dormiente. Mi racconta della più grande influenza nella sua vita. Mentre ne parla la sua espressione si addolcisce. Non tocca nervosamente i capelli come fa solitamente. L'anello era suo, i suoi occhi si scuriscono e quasi scompaiono. Poi mi porge l'anello, non lo levo mai. Il capo è inclinato in linea con l'esile corpo, sul quale domina il turchese dei suoi occhi, risplendente grazie al cielo morente. Rose sono diventate le sottili labbra ambrate, e il contorno del naso poco opaco, in conflitto con la punta illuminata dalla luna nuova, mentre sulle grangi scabre le macchiette emergono dal trucco. Si gira, ciapa la cadrega, su, scivolate via dal mollettone, ricadono sulla spalla stretta ciocche sottili dei capelli striati. Mi aiuta, prepara la merenda, si prende cura di me, scioglie le tensioni quotidiane con quel semplice ma complesso atto. Bussa alla porta, ora tra i fogli sparsi e le penne si diffonde l'aroma del miele dal tè, il calore del ciambellone appena sfornato. I suoi occhi che risplendono di una luce serena e quieta, con le sopracciglia leggermente inarcate, mentre culla il bambino tra le braccia, osservano il mondo con amore e devozione. Splash, sento il rumore dell'acqua appena messa nel vaso viola. Piano piano, lei, tra i tanti fiori che aveva comprato la mattina stessa, cerca di capire quali mettere al suo interno. La lavanda cattura per prima i suoi occhi, con una sfumatura di viola talmente accesa che il volto diventa più colorito del solito. Chissà cosa starà pensando. Vedo che storce il naso. Forse l'odore è troppo forte, o forse semplicemente non le piacciono abbastanza. Afferra decisa il mazzo e lo butta. Passa alle margherite, poi ai tulipani, ed infine alle rose, scartando tutte mano a mano. Sento il telefono squillare. Lei si precipita con aria frettolosa, ma sicuramente più serena, e si mette a parlare di tutti i suoi pensieri senza senso sulla vita. Dopo 4 giorni mi cade di nuovo lo sguardo sul vaso, ancora riempito solo dall'acqua. Poi sento la sua voce che parla con qualcuno, sempre a telefono e ancora indecisa sulla scelta da fare. Non ti sei accorta che ci sono. I tuoi occhi, un po' coperti di ricci disordinati, non si spostano dal dipinto. Lo guardano come se gli stessero chiedendo qualcosa. È una striscia di colore, è verde sulla guancia. Quando dipingi e pensi, ti tocchi le guance. Le tue guance non sono paffute, così sembri ancora più seria, ma sei tranquilla. Le sopracciglia non sono spigoli come al solito. Sulla soglia compare il suo viso, gravato dalla fatica della giornata. La pesante borsa cade per terra, le scarpe si sfilano rapidamente, i respiri profondi rallentano il battito del cuore, mentre la tensione si dissolve dal suo viso. Le spalle, piegate dal peso della giornata, si raddrizzano lentamente, alleviate dal peso nell'intimità accogliente della casa. Prepari il pranzo. Claudio Baglione accompagna tutta la casa. Gli sportelli aperti, il sugo sui muri e il caos. Scacci il fumo dagli occhi e accendi la ventola. La fronte sudata e gli occhiali appannati ti si illuminano alla luce. Nei tuoi occhi verdi e marroni l'impegno per la preparazione del piatto. È pronto. Richiami rumorosi per tutta la casa.
Ci sediamo e la tua mano stringe il mentolo e mestolo e distribuisce i piatti. È un pezzo di te in ogni porzione che ci servi. Prepara ogni portata con cura e ogni gesto e amore e attenzione, come il suo sorriso fosse il segreto di ogni piatto. E quando finalmente ci sediamo a tavola, siamo tutti avvolti dal calore. Non ricordo se l'ampadario precedente avesse qualcosa che non andava, ma in ogni caso noi l'avevamo cambiato. Adesso, immersa nel buio del corridoio, guardavi poggiata allo stipite della porta il nuovo lampadario del salone, mormorando sconsolata una litania monocordia. Chiunque ascoltasse dicevi che dovevamo cambiarlo di nuovo. La mia mamma ha i capelli corvini, anche se la parrucchiera la definisce castana, convincendola a fare tinte che non le si addicono proprio. E nonostante ci provi a reprimere i suoi ricci con la piastra, i capricci rimangono saldi e spessi ancorati alla sua testa. In realtà di capelli neri ormai ce ne sono pochi. Li tinge la radice di marrone scuro e camuffa il grigio. Non la penso però bianca, forse perché quando eravamo più legate i suoi capelli erano completamente neri. Nera come le sue sopracciglia, che sormontano gli occhi, scuri anche quelli, che se li guardi bene sono un po' tondi e forse un po' sporgenti, ma non così a palla come li vede lei. Se Sergio Leone fosse interessato ai loro occhi e mia madre e mia sorella fossero dei cowboy, allora potrebbero confonderle, anche se non è l'unica cosa che le accomuna ed esclude me. Ormai però non ci vede così bene. Mia madre non riesce più a leggere bene da lontano e non si accorge così tanto del mondo attorno a lei. Gli occhiali li usa solo per guidare. Il naso di mia madre non lo ricordo, mentre la bocca è molto sottile e i denti abbastanza dritti per essere figlia delle campagne formiane. Labbra mai messe in mostra da un rossetto, le guance mai colorite da un blush, a differenza delle mamme delle mie amichette, perché il trucco è per chi ha tempo e per chi è bello, o almeno così ricordo dicesse. Le sopracciglia non sono così simmetriche, un tempo forse lo erano, quando ancora non aveva messo i punti, in alto, a sinistra tra i capelli, quando i dottori glieli avevano rasati a zero ed erano ancora neri, quando per 2 mesi non l'ho vista, e ritorna con un nuovo taglio e un sopracciglio sempre alzato come volesse fare una domanda, come se non fosse lei quella ad essere mancata per mesi. Vestita di bianco in quella camera settica, quando era tutta fiacca e con il volto scavato, noi non la potevamo vedere, solo papà poteva. Rientro a casa, il profumo mi guida in cucina. C'è una figura di spalle davanti al tavolo, ricoperto da una tovaglia rossa. I piatti di ceramica sono già posizionati nei rispettivi posti a sedere e la tavola è apparecchiata. Della sagoma è visibile solo una folta chioma di ricci castani e indossa dei vestiti casalinghi. La figura si gira verso di me. Resto a guardarla. La prima cosa che noto sono gli occhiali neri, appannati dal vapore, sopra 2 sottili sopracciglia scure. Piano piano gli occhiali tornano trasparenti e appaiono i suoi occhi verdi. Sotto gli occhiali si celano 2 occhiaie grigiastre. Le sottili labbra rosate hanno una forma a cuore, in perfetta armonia con il piccolo naso, un po' deviato. Sta sorridendo, i suoi occhi sono bianchi e dritti e il bianco entra in contrasto con la pelle olivastra, caratterizzata da qualche ruga sulla fronte e qualche macchiolina. Il suo sorriso è contagioso, mi fa cenno di avvicinarmi, così faccio e l'abbraccio forte. Poi ci sediamo a tavola e iniziamo a mangiare. Grazie ragazzi, grazie di cuore per avermi seguita in questo affondamento dentro i corpi e le realtà delle vostre madri. E lascio la parola a Maria Teresa Carbone, grazie. Buongiorno, anche io mi unisco ai ringraziamenti
a ritratti di poesia e alla opportunità che mi ha dato per la seconda volta di andare al Liceo De Santis, perché è un'esperienza bellissima, come è stato detto prima di me. Vorrei ringraziare anche Nicola Bultrini e Maria Grazia Calandrone, perché ci hanno mostrato concretamente le infinite declinazioni della poesia. E quella che abbiamo realizzato con i ragazzi del De Santis è ancora un'altra possibilità. Intanto vi prego, voi ragazzi del De Santis, di venire. Sono cinque classi, sono tre studenti per ogni classe, sono cinque classi, seconda FS, seconda CS, seconda AS, seconda GS e seconda DS. Dunque, che lavoro abbiamo fatto? Non so se inizia a andare le immagini. Abbiamo ripetuto un esperimento che avevo già provato con loro, con altre classi, due anni fa. Così come Maria Grazia ha seguito il filo delle madri, Nicola Bultrini ha parlato molto del ritmo, per me è importante anche esplorare quanto le immagini possano interferire e aiutare la parola. Sembrano due mondi diversi, adesso forse meno di un tempo. Quindi ho proposto agli studenti di, potete salire intanto, di scattare delle fotografie con i loro telefoni. Adesso tutti noi abbiamo questa possibilità che 20 anni fa non c'era, di catturare le immagini nel momento stesso in cui le vediamo. E ho dato, salite tutti e 15, vi mettete lì, scattate le immagini. E due anni fa il tema, ci avevo detto, pensate alla città. E quest'anno, un po', devo dire, mi sono resa conto in maniera un po' sconsiderata, ho proposto come filo la natura, cercando di vedere la natura anche dove apparentemente non c'è. Quindi vedrete delle immagini scorrere sullo schermo, in cui ci sono delle immagini le più varie. Alcune forse non alcune sono classiche immagini di natura, tramonti, mare, e altre meno, perché l'idea era cercare la natura anche sotto casa. E poi fatte le immagini, di guardarle, semplicemente guardarle con attenzione, e da questo sguardo far nascere delle parole. Delle parole secondo un ritmo. Nel primo incontro abbiamo letto anche noi poesie dei predecessori. E sono venute fuori delle poesie molto diverse, che poi abbiamo più o meno riguardato. E alcuni avevano già lavorato sull'haiku, quindi sentirete, ci sono degli haiku, ci sono delle poesie in rima, ci sono testi diversi, sul filo appunto della suggestione che dà lo sguardo sulle immagini, e anche il punto centrale della poesia, cioè della poesia come ritmo, come in questo caso non musica, come ha fatto sentire Nicola Bultrini, ma ritmo. Quindi mi sembra di avervi raccontato brevemente tutto. Qua iniziano le immagini e qua c'è il primo studente che legge, e poi sentirete tutti gli altri. Aurora verde, illumina inverno, stelle nel cielo. In cigno nuota, collana tra compagna, sul lago inverno. Sul vecchio monte riesce a non pensare il pensatore. È frenesia delle stelle, piangersi addosso nelle notti d'agosto. Tracciati di luce si perdono nel buio. Mille desideri implorano il cielo che si riaccenda ancora, cullati dal sussurro delle onde nelle notti d'agosto. Sull'ulivo nel giardino si posa spesso un uccellino, e subito il mio gatto si arrampica, e come un matto scala i suoi rami, e raccoglie le forze, e lancia richiami. Si nasconde tra le foglie, e dritto sulle zampette
balza sul ramo più alto, compie un gran salto. Io rimango nel tempo sospeso, vedo l'uccellino sorpreso e chiudo gli occhi. Ho paura a guardare, ma il piccolo è pronto a volare. Il fiume parla sempre, racconta le sue storie. Solo chi lo ascolta percepisce la quiete che investe il paesaggio. Il rumore diventa silenzio, la confusione ordine. Un signore si ferma ad ascoltare, ma come un soffio di vento il fiume tace e tutto ritorna com'era. Si splende la luna in ciel sereno, solitaria tra le nuvole discreta. Nubi la avvolgono, ma è lei la stella, l'anima gemella dell'emozione eterna. Più sono scure le nubi del mistero, più lei risplende, luminosa e vera. Nascondi i sentimenti nel tuo cuore, ecco risorgere, lei, luna sovrana. Scattano rapide le ali sotto al grande sole e nella disperata ricerca d'un prossimo riparo si alzano lai, cacofonici nel diurno vigore. Ma all'imbrunire, quando il sonno muove alla conquista, si leva nelle tenebre un'oda audace, eleggiato già al volo dell'oscuro artista. La notte scende prima, ostruita la luce per l'ecosistema. L'arancio tramonto nel nevischio riflette, infine l'orizzonte le tenebre trasmette sulle cime alpine. Leggete più lentamente, leggono troppo veloci. Bivacco notturno, al monastero sui monti, allungo la mano, delicatamente afferro le costellazioni. Non oso parlare ad alta voce, ho paura di svegliare chi sta sopra il cielo. Tra il celeste e l'arancio del tramonto invernale, l'acqua increspata bagna i piedi del monte. La fredda foschia ti avvolge in un fremito lieve. Nella calma della natura tace il pensiero. Chissà se è questa la vera pace. Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Quando i pensieri strani vanno via, con le luci del mattino e il sole è un soave accendino. Sera estiva, cielo rosa si tinge, tramonto dolce. Una semplice riva, i due fari si guardano, raccontano quello che hanno visto. Un posto che chiamo casa, le bici appoggiate alla ringhiera, le figure distese lasciano che il sole scaldi i loro visi. Una bambina si arrampica sul faro rosso, il suo preferito. Si sente libera e felice, quella bambina sono io. Sul verde danza l'ombra del mattino, via d'asfalto di passi leggeri. Vento di tenui, soffi e sospiri, l'aurora pittrice del destino. I raggi dorati danzano piano, alberi scuri, foglie di segreti. È la strana calma di nuovi moti, di giovani cuori che si levano. Allora, ecco, questo lavoro, aggiungo due parole, i giovani cuori, questa specie di poesia, anche questa è una specie di flusso continuo, qualcuno più lungo, qualcuno più breve, si chiude con i giovani cuori che si levano, che è un po' il senso di questa, anche di questo incontro, dei ragazzi che si accostano alla poesia e sia pure in modo a volte un po' incerto, un po' timido, scoprono il gusto del dire la parola, dell'ascoltare la parola, del leggere la parola. Grazie a tutti e grazie soprattutto alle insegnanti del De Santis meravigliose. Grazie infinite.